radio il sindaco Francesco Fiordomo, che intanto saluto. Allora, buonasera Francesco. Buonasera, bentrovati. Allora, vediamo di argomenti, anche dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti ce ne sono diversi. Comunque io partirei come di prammatica, visto che siamo all'inizio dell'anno 2019, raccomandandoti di essere molto, diciamo così, sintetico, perché generalmente le conferenze stampa di fine d'anno durano ore e ore, compresa ad esempio quella ultima che abbiamo fatto, ore e ore no, ma un'oretta è passata di tempo, è passato con il sindaco di Porto Recanati, poi c'è stato il sindaco Nicoletti, e voi avevate un po' il costume, l'uso di aver rinunciato alle conferenze stampe, però di affidarvi a dei comunicati singoli dei vari assessori. E, è stato un anno, diciamo, difficile abbastanza, no? Un anno difficile nel senso che ne abbiamo passate di diverse, di vicende sulle quali non abbiamo avuto neanche la possibilità poi di soffermarci più di tanto, anzi per nulla con te, poi avremo modo magari nel corso della trasmissione di accennarle. E un anno, dicevo, che è stato difficile, si è chiuso con una querela all'interno tutta del PD, con spettatori, le forze politiche di minoranza e i cittadini, che non mi sembrano siano stati granché attratti o almeno invitati o invogliati a intervenire su questa vicenda interna al Partito Democratico. E, che rapporti c'ha adesso tu con il PD? E poi magari facciamo questo bilancio. Asterio sorride compiaciuto, perché vero leader dell'opposizione no, gode dei problemi del Partito Democratico, che non sono vedendo la situazione nazionale non tanto, non sono nuovi purtroppo, perché c'è un problema, perché comincia a riacquistare alcune simpatie per il vecchio Renzi, ma comunque addirittura già. Beh, nel senso che questa è la notizia del pomeriggio. A Renzi si diceva, e forse rimpiangiamo Berlusconi per alcune cose, no? E ti ricordi anche i giornali molto critici nei confronti di Berlusconi si sono schierati poi dalla parte, diciamo, di quella parte di politica che ha criticato molto, ma molto, editoriale, che ha criticato molto il governo Renzi. E adesso ci accorgiamo che andiamo quasi di male in peggio, come si suol dire nel gergo popolare. Dalla padella alla brace, vedendola dal tuo punto di vista. Anche se io ho avuto sempre simpatia per il centrodestra, non tanto. Sai, quando una volta eri radicale, poi giustamente centrodestra, anche avevi fondato uno dei club di Forza Italia qualche anno fa. Facevo parte. Ti ricordiamo del circolo, a Roma con un circolo, quindi. Ma perché effettivamente il vero leader dell'opposizione recanatese Asterio, tra qualche mese si potrà candidare finalmente a sindaco. Il centrodestra è alla ricerca di un candidato, quindi perché no Asterio Tubaldi? La cosa è improponibile e inverosimile, comunque vai avanti. Quindi abbiamo una seconda notizia, che Asterio non è disponibile ad una candidatura. Ma scherzi. Quando le cose si vedono in maniera un po' più distaccata e si possono analizzare le situazioni in modo più sereno, anche il governo Renzi, per le realizzazioni e i risultati raggiunti, può apparire meno brutto di come ti sembrava qualche mese fa, perché magari c'era più l'aspetto del momento, la concitazione e l'avversione politica. Ma anche perché certe scelte che sono state fatte, al di là del basterebbero i numeri, fatto Asterio, che è stata abolita l'IMU sulla prima casa, di cui devo dare atto sia a Berlusconi che a Renzi di aver avuto su questo una maggiore sensibilità rispetto agli altri. I numeri dell'economia, ci sono tanti fattori, chiaramente non è questo il luogo per un dibattito sulla politica nazionale e internazionale. Dicevi, è stato un anno difficile, un anno complicato dal punto di vista politico, perché poi ci sono due piani: un piano amministrativo, anche quello che emerge all'esterno di un'amministrazione che ha lavorato sempre con grande impegno, con grande determinazione, e che dal nostro punto di vista
porta a casa risultati importanti per la crescita della comunità che abbiamo rappresentato in questi anni, e c'è poi l'aspetto politico dei rapporti che effettivamente ha fatto segnare delle situazioni complicate e particolarmente tristi anche per alcune dinamiche. Vedrai che non ci faranno parlare oggi. Pronto? Così non ti posso fare le domande. Pronto? Pronto? Sì. Posso fare una domanda al sindaco? Sì. Prego, buonasera. Ah, buonasera. E buon anno. Beh, grazie, perché in effetti è cominciato da poco, ma insomma non si sa mai queste disgrazie che capitano da quelle parti. Speriamo bene. Dunque, volevo dire una cosa. Il decreto legge sulla sicurezza è a tutti gli effetti, secondo la Costituzione, una legge da applicare. Allora, se facciamo una considerazione che chi viola la legge è un bandito, uno che non rispetta le leggi che sono state codificate, no? E trascritte, anche se è un decreto che è fatto in un momento di necessità, l'invasione di questi immigrati dall'Africa. Quindi a un certo momento ecco che i sindaci in alcune zone, non so se è anche il suo, si oppongono, no? E addirittura le regioni ancora elette da presidenti del PD si oppongono. A questo punto è una violazione o no delle leggi? Ecco, secondo me è una violazione delle leggi, quindi vanno fuori legge, perché la Costituzione prevede che il decreto legge diventa legge. Chi non rispetta la legge, sia buona, allora, Gianfra, no, l'abbiamo capito la domanda. Finale. È un criminale o è una persona per bene? Va benissimo. Allora, a parte che io spero che facciate delle domande attinenti un po' anche al mandato di sindaco di Francesco Fiordomo, comunque va bene, ci sta. Se tu come sindaco faresti quello che ha fatto Lelu Corlando o il sindaco di Napoli, se ragiono come sindaco di Recanati con Palermo, non è che c'è un grande feeling. Ci hanno soffiato il titolo di capitale della cultura italiana nel 2018. Si diceva dura lex sed lex, però ci sono leggi giuste e leggi ingiuste, leggi condivisibili e leggi non condivisibili. C'è anche il diritto di criticare, e su temi fondamentali come il diritto della persona, la vita della persona che è sacra, al di là del colore della pelle, della provenienza, del sesso, della religione e del credo politico, se la vita della persona è sacra, si può fare anche un ragionamento sull'obiezione di coscienza rispetto a tematiche così importanti. Il decreto ha sicuramente delle criticità. Il sistema dell'accoglienza è un sistema che presenta pregi e difetti, lo sperimentiamo anche nella nostra Recanati. Noi abbiamo uno SPRA che dal mio punto di vista funziona bene ed è un livello di filtro, di integrazione, di possibilità che si dà a persone che sono già certificate come rifugiati politici, che è un'opportunità significativa, importante. Ci sono altri sistemi di accoglienza che funzionano meno. È un ragionamento complicato che andrebbe approfondito, e Asterio ci richiama alla velocità nelle risposte e nelle considerazioni. Dico però che se la legge è legge e Salvini ne invoca il rispetto dicendo ai sindaci se non siete d'accordo dimettetevi, lo stesso criterio doveva essere applicato
quando i sindaci della Lega, i governatori della Lega e lo stesso Salvini si scagliavano ad esempio contro la legge relativa ai vaccini, tematica importante perché parliamo di salute privata e di salute pubblica. Ho l'impressione che ci sia un po' il discorso dei due pesi e due misure. Quando il governo Renzi interveniva con il decreto salvabanche era un delinquente, adesso il salvabanche è stato fatto di notte per la Banca di Genova che è stata nazionalizzata e va tutto bene. Bisognerebbe essere un po' su tutte le tematiche coerenti. Senti, scusami, una curiosità, ma tu sai che questo decreto sicurezza è stato contestato nella parte in cui si vietava il rilascio di carte d'identità da parte dell'ufficio anagrafe per chi aveva semplicemente un permesso di soggiorno e non era stato non è stata ancora vagliata la domanda e quindi data una risposta sulla sua richiesta di asilo politico o asilo magari comunque di rifugiato di guerra o che altro. Sta di fatto che questa contestazione dei sindaci è legittima da questo punto di vista o risponde un dirigente in questo caso che è quello dell'ufficio anagrafe, sì, oppure è il sindaco che in questo caso è la persona responsabile di quell'ufficio? Il sindaco è ufficiale di governo ed è ufficiale dell'anagrafe elettorale, poi nella gestione diretta è il dirigente responsabile dell'anagrafe che rilascia i certificati, quindi ha la responsabilità, anche una responsabilità la legge. Proprio perché poi quando parliamo allora dell'organizzazione, quando Luca Grande vuole imporre una linea all'ufficio anagrafe travalica anche le competenze, diciamo, del dirigente. È una materia molto complicata, regolamentata intanto dal diritto internazionale, poi abbiamo il diritto italiano che deve uniformarsi a quello internazionale con tutta una serie di direttive e regolamenti. Non basta la sparata, il post su Facebook o la diretta per cambiare in maniera semplicistica una norma. Quando mi riferisco alla coerenza dovrei aggiungere anche la responsabilità, perché chi ricopre il ruolo di ministro degli interni ha una responsabilità in quanto è il titolare del sistema di difesa, di organizzazione, di sicurezza e di uguaglianza di un paese. Sono procedure complicate. Il decreto sicurezza dà l'impressione di tagliare col falcione l'argomento e di andare più incontro ad un'esigenza di propaganda politica rispetto alla gestione di un fenomeno che esiste. I dati ci dicono che gli sbarchi ci sono anche in queste settimane, ci sono state in questi mesi. La sparata "ho chiuso i porti" funziona perché, da quello che leggiamo, fa aumentare il consenso, però è una fake news, è una bugia, perché avvengono gli sbarchi. Il fenomeno migratorio è un fenomeno che va gestito, dico io, con equilibrio, perché da un lato ci deve essere l'accoglienza a chi ha davvero bisogno e l'aiuto alle persone che si trovano in difficoltà, dall'altro non è che può esserci la deregulation e l'Europa non può lasciare l'Italia da sola nel gestire come frontiera questo fenomeno. Effettivamente la questione pone dei problemi nell'organizzazione comunale, non solo ai sindaci ma anche ai dirigenti. Benissimo, allora ritorniamo al punto di partenza. Detto se, e poi riparleremo del Partito Democratico, fine d'anno un po' movimentato. Poi entriamo sulle questioni concrete, perché sai che io mi sono definito proprio da te come un artigiano della politica ed ho scatenato tutti i commentatori anonimi che me ne hanno scritte di cotte e di crude, ma effettivamente sono un artigiano della politica, sono un amministratore, una persona che era impegnato nell'associazionismo, conosceva la città per il suo lavoro di giornalista e ad un certo punto si è messo in gioco perché aveva delle idee che potevano interessare i recanatesi dal suo punto di vista e potevano essere realizzate. Un artigiano della politica perché amo fare le cose. Ecco, la più bella
soddisfazione che hai da sindaco di fronte a mille difficoltà, mille problemi, gli sgambetti, quelli che ti accoltellano, quelli che ti tradiscono, le più belle soddisfazioni le hai nel realizzare le cose, nel fare le cose, cose visibili, quelle delle quali tutti ci rendiamo conto? Sicuramente sì, ma c'è una parte non nota, perché non viene sbandierata ai quattro venti, del ruolo di sindaco, che è il rapporto che hai con i bambini quando vai nelle scuole, con i ragazzi quando partecipi ad un'assemblea d'istituto, quando incontri il nonnino dell'associazione. Quelli sono i momenti più belli. Mi definisco uno che ama fare le cose e lavorare per il bene. Mi piace niente, non dico di meno, ma niente, la politica politicante, delle chiacchiere, dei giochetti, degli accordi, tu vai qui, io vado là, perché quella politica, dal mio punto di vista, è una politica con la P minuscola. Però puoi dire che tu magari non l'hai in parte praticata? Faccio gli accordi, ma gli accordi li ho sempre fatti alla luce del sole. Pronto? Ciao, sono Elio. Oh Elio, dimmi tutto. Allora, è qui che casca l'asino. Elio? Pioppi. Pioppi. Pioppi, ciao. Eccoci. È qui che casca l'asino. Proprio perché tu fai tutto da solo. Mentre invece vorrebbe la logica e la politica che uno coinvolgesse altre persone. Ma da dove telefoni che non si sente niente? Dimmi. Sto a Macerata. Ma dicevo da Mosca. No, che da Mosca. Ok, comunque hai capito qual è il problema, sì. Beh, per te, per me no. Per me no, Pioppi, se dovevi fare l'assessore te per aiutarmi, ma io ho sempre cercato di lavorare in squadra. In squadra bisogna lavorarci con trasparenza e con correttezza reciproca. Certo, però tieni presente che qualsiasi movimento, proprio per il motivo stesso del movimento, va allargato il più possibile per rendere più persone partecipi alle attività che si svolgono. E tu questo non l'hai fatto. Cioè tu pensi che io sono stato un sindaco chiuso nelle segrete stanze? No, nel palazzo di vetro, che lo chiamavi palazzo di vetro, ma l'hai fatto palazzo di vetro, non è più. Ma questo è un tuo punto di vista rispettabile, ma che non condivido. Vabbè, d'accordo. Ok, grazie. Ciao. Che possiamo essere anche liberi di non condividere la telefonata di Elio Pioppi, che se uno ti dice sei un assassino, un simpatizzante immagino del PD, anche se per un periodo è stato con l'EU, con la sinistra, non so bene cosa, che ad ogni assemblea, ad ogni riunione mi ha criticato, poi ci sono le registrazioni di Asterio, perché ero troppo generoso con gli alleati, davo troppo all'UDC. E adesso l'UDC un po' ve lascia. L'UDC, da quello che ho ascoltato, forse io, sai, in questo momento ha fatto l'accordo mi, con occupo, mi occupo di fare il sindaco fino a maggio. Le alleanze le ho fatte in passato e credo nelle alleanze, perché l'autosufficienza del PD anche nei momenti di grande espansione per me qui a Recanati è stato sempre un falso mito, perché gli accordi si fanno sui progetti, sulle cose da fare per Recanati, allargando. Io non penso di non aver allargato la partecipazione avendo effettuato decine e decine di incontri in giro per la città. Ho incontrato i cittadini, forse non ho incontrato abbastanza il segretario, il plenipotenziario. Sono andato a parlare con i quartieri, sono andato a parlare con le associazioni, addirittura abbiamo fatto mille riunioni quasi di caseggiato. C'era un problema nella via X, nel condominio Y, andavamo con la squadra amministrativa, con i dirigenti, per cercare di dare una risposta e di dare una soluzione. E perché? Perché la democrazia allargare è partecipazione, l'abbiamo costruita addirittura la candidatura per Capitale Italiana della Cultura con decine e decine di incontri, iniziando dalle assemblee di istituto, andando con i bambini delle elementari, con i ragazzi delle medie, con le associazioni, con gli imprenditori, con le categorie. E questo progetto lo stiamo realizzando indipendentemente da quel risultato. Però la democrazia deve decidere, non è il problema di essere soli al comando,
non è questo il problema, è il problema di assumersi le responsabilità. La democrazia che palleggia, che cerca di perdere tempo, è una democrazia che diventa antidemocrazia, perché ad un certo punto le decisioni bisogna prenderle, e bisogna prenderle il più possibile insieme, ma alla fine, se si sta a perdere tempo, qualcuno deve decidere, e il sindaco eletto direttamente dai cittadini ha questa responsabilità, perché nel bene o nel male, Asterio, la colpa è sempre mia, giusto? Per qualsiasi cosa, cittadino, nel bene e nel male, quello della situazione, è automatico che avvenga così da ogni parte, ed è giusto, perché i cittadini il sindaco lo scelgono direttamente. Pronto? Sì, buonasera, sono Giorgio, saluto il sindaco, saluto. Salve. Serio. Sì, ciao. Questa opportunità che Radio R ci dà, mi raccomando sindaco, per quello che potrà fare in seguito tenga sempre presente questa realtà ricanatese che è Radio R, è un fiore all'occhiello secondo me della regione. Penso che gli abbiamo rinnovato la convenzione qualche giorno fa, nonostante tutte quelle che mi dice Asterio, una convenzioncina da 3.500 euro sta contento, prima zero prendevi sindaco, zero 20 anni fa sindaco. Sì. Come dice la canzone Sanremese, si può fare di più, eh? Lo so. Allora, però intanto telefonavo soprattutto. Senti, posso dire una cosa, tanto non fa scattare il timer Asterio. Speriamo. Allora, no. Noi avevamo il problema delle antenne, che abbiamo risolto con la Torre del Borgo, quindi l'antenna si è alzata, diciamo, di livello proprio in verticale, in altezza. E quando ho fatto questa operazione, molti di coloro che strizzano l'occhio ad Asterio, perché Asterio in questo momento non si vuole candidare, quindi strizza l'occhio da una parte e dall'altra, erano quelli che mi dicevano: cretino, ci hai avuto l'opportunità di far chiudere Radio R, ti insulta tutto il giorno, buttagli giù st'antenne. Lo diceva qualcuno che adesso magari la fa fina ad Asterio, perché non gli sto più tanto simpatico. Io dico questo a Radio R, io sono contento di aver fatto quella scelta e di mantenere una voce libera, polemica, che mi critica tutti i giorni, però questa è la democrazia. Asterio, leva il timer. Ho tolto, vai con la domanda. Se no vengo lì. Allora, sindaco, lei è troppo intelligente per non aver dato retta a questi personaggi che le dammi del tuo. Va bene, caro. E lei invecchia. Sei troppo intelligente per poter dar retta a quei personaggi lì. Allora sindaco, io ripeto ancora, comunque io non entro nel merito delle cose amministrative, faccia quello che potrà fare per far sì che questa realtà recanatese venga veramente, è un bene per tutti, ecco, insomma, ecco. Allora io volevo farle i complimenti, lei ricorda sul discorso, no? Cioè io e lei non abbiamo, diciamo, interessi comuni politici, nel senso che non sto facendo campagna elettorale per nessuno. Allora, lei ricorda il discorso della collina Montironi, no? Quindi io, anche se so benissimo che non dipendeva da lei, quella volta fui anche abbastanza, diciamo, un po' indignato per questa cosa dei pannelli solari. Io invece adesso voglio farle i complimenti, perché lei in questi 10 anni ha reso Recanati più bella, e da cittadino recanatese sono contento di questo, perché è una bellezza che mancava da tanti anni, troppi anni. E non parlo solo di cose superficiali, parlo anche di cose dal punto di vista strutturale che magari non si vedono così. Quindi niente, ha fatto bene secondo me quello che ha fatto, ovviamente avrà sbagliato pure qualcosa, adesso sindaco lei non credo che sia l'essere perfetto a questo mondo, quindi sicuramente qualche critica è anche giusto che ci sia, però Recanati è più bella di quello che poteva essere 10 prima minuti. Che ripeti che ha fatto la città più bella di censura, no, l'hai detto 3 volte. Asterio si sta agitando qua, mi raccomando, vabbè. Sei agita. Vabbè, niente, questa è la cosa. Poi vorrei sentire anche il suo pensiero, anche se non si tratta, dai, comunque siamo tutti sulla stessa barca.
di questo, diciamo, come dicevate prima, di questo passare dalla padella alla brace, se ci sono speranze in futuro per poter ritornare alla padella. La ringrazio, saluti. Grazie. Guarda, diciamo subito, è stata citata la collina Montironi, che purtroppo ce li siamo trovati lì, quei pannelli, senza che come organo politico amministrativo fosse in qualche modo consapevoli di quanto avveniva. Un'autorizzazione, è stata una leggerezza anche da parte dell'ufficio. Tutto sommato la nostra zona si è preservata da quell'invasione. Abbiamo alcune zone delle Marche, penso al Fermano, quando percorri la Mezzina, la zona di Sant'Elpidio a Mare, ce ne sono moltissimi di questi pannelli, campi e campi ricoperti. Però sulla collina Montironi, se lo avessi saputo prima, sicuramente avrei fatto fare qualcosa di diverso, magari andando in contenzioso con il proprietario. Altre due cose che non mi sono piaciute: l'ascensore Verde Pisello, che ho difeso perché nella squadra ci si difende, si sta insieme, però anche io perché adesso nei progetti, quella volta l'ha fatto piacere nei progetti, no, ma al di là di chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, nei progetti io l'avevo sempre inteso e me l'avevano sempre venduto come trasparente. Verde Pisello, antico, moderno, c'è anche una logica, non critico l'architetto che lo ha realizzato e ci sono arrivati anche i pareri favorevoli della sovrintendenza. Ritornando indietro, questa probabilmente lo farei diverso. E la terza questione è sulla quale non ho potuto incidere in maniera determinante, la gestione dei parcheggi. È un problema che abbiamo nella nostra città ormai da 15 anni, c'erano contratti, impegni presi e non eravamo nelle condizioni nel 2009, con debiti da tutte le parti, di pagare la cauzione di 2 milioni e mezzo di euro, se non vado errato, per sciogliere quei contratti che erano stati stipulati. Ecco, su queste cose, se uno tornasse indietro, proverebbe a fare qualcosa di diverso. Ringrazio Giorgio per la considerazione che ha fatto sulla città, quello che ha detto, mi fa piacere. E a me piace molto il concetto di bellezza. Qualche sindaco istituisce un assessorato alla bellezza. Io non l'ho fatto perché l'assessorato alla bellezza è l'intera comunità, è l'intera amministrazione. Bellezza non significa soltanto pulizia, manutenzione, decoro, l'erba tagliata al momento giusto, le piante potate quando servono. Bellezza non significa solo rimettere a posto la città, e poi magari potremmo anche parlarne di alcuni interventi che abbiamo fatto. Bellezza significa tenere insieme una comunità. Il sociale, l'aiuto che diamo alle persone in difficoltà, è bellezza, perché ci fa stare in sintonia, ci fa stare meglio. La cultura è bellezza. Noi abbiamo un PIL a Recanati che è cresciuto in questi anni ed è il PIL della cultura, è il PIL dell'educazione, è il PIL della bellezza. Se aumentano le presenze in biblioteca, e tra qualche settimana avremo la mediateca, invito tutti da quando la attiveremo a farci una passeggiata, sono i locali dell'ex pretura, Corso Persiani, abbandonati da tempo, abbiamo riqualificato un pezzo importante della nostra storia e del nostro centro storico. Aumentano le presenze in biblioteca, è quel PIL sociale della bellezza e della felicità importante. Aumentano le presenze a teatro, il numero di abbonati, il numero dei giovani che fanno l'abbonamento. Aumentano le presenze alla ludoteca e al centro di aggregazione giovanile a Fonti San Lorenzo. Sono degli indicatori, dei segni più, che danno il senso di una comunità che ritengo sia più consapevole, sia più matura e sia più in sintonia. Ecco, questa è l'impressione che ho dopo 10 anni da sindaco. I problemi non mancano, le difficoltà sicuramente, però ci sono alcuni indicatori che ci fanno capire che per Recanati c'è un futuro positivo.
Comunque ne hai citati tre sui quali in poche parole non sei poi... Ti dovevo dare lo spunto per il tuo articolo di giornale, perché metti solo il negativo. No, adesso ci metto quello tuo di negativo. Pronto? Buonasera, saluto sono il sindaco dei cittadini in ascolto. Signor sindaco, gli volevo un attimo fare una domanda, visto che parlava della cittadina, la resa più bella, con le potature delle piante, eccetera, eccetera, eccetera. Mi dica dove non abbiamo potato. Il discorso dei loculi che ancora non sono finiti, riferito ai cimiteri che stanno volando. Sì, è un problema. Alle travi che si stanno procurando, stanno addirittura il cemento di fuori. E oltretutto riveniva al fatto che lei ha accennato che quando vanno alle scuole materne, nelle scuole, negli altri asili nido o che sia, è certo che i bambini fanno quelle bandierine che c'è un sindaco. Ogni paese, ogni città che è un personaggio del sindaco, sia di qualsiasi partito, di qualsiasi movimento, viene accettato da bambini, perché sono i bambini, sono le persone, sono i fatti che bisogna eventualmente dare ai cittadini. Oltre al, come si può dire, la festa, la cosa. Quindi ogni tanto la città della cultura è anche fatta dai nostri defunti. Se si riega nei cimiteri, iniziando da Bagnolo che non esiste più e via dicendo, fa anche parte anche della cultura. Grazie per la sua risposta. Grazie. Sicuramente il cimitero è il luogo della memoria, è il luogo del ricordo. Per ciascuno di noi abbiamo per esempio rimesso a posto la tomba di Beniamino Gigli, era un intervento atteso da tanto tempo. Sicuramente i lavori che abbiamo fatto in questi anni sono stati importanti in tutti i cimiteri, citava Bagnolo, dove sono stati realizzati loculi che ci permetteranno di portare via le salme che erano nella zona degradata e pericolante. Sono procedure molto lunghe, perché poi le salme che stanno lì dalla fine del 1800 all'inizio del 1900, c'è una procedura di legge sanitaria molto complessa per spostare una salma da un luogo all'altro. Un primo intervento è stato fatto a Bagnolo, sono stati sistemati alcuni cimiteri rurali, penso a quello di Montefiore, un primo investimento fatto sui cimiteri è stato a Montefiore con uno scambio pubblico-privato per sistemare il muro di cinta. Anche il cimitero nuovo è stato oggetto di tanti interventi e soprattutto di un decoro migliorato. Abbiamo dei problemi alla chiesa del cimitero, è un'altra problematica, chiesa del cimitero che ho inserito nell'elenco degli interventi che potrebbero essere finanziati dal terremoto, non lo dite perché altrimenti mi becco un'altra polemica perché abbiamo preso troppi finanziamenti, e la questione dei nuovi loculi, lì c'è stato un problema con la ditta che si era aggiudicata all'appalto, abbiamo sciolto il contratto, sì. Siamo in una fase del contenzioso e purtroppo quando un appalto si complica in questo modo si perdono mesi preziosi, la costruzione nei nuovi loculi al momento è ferma e parliamo della parte del cimitero che guarda verso la Bretella Paolina. Cittadini hanno dato, ma non è che perdono, rallenta il tempo di esecuzione dell'intervento purtroppo, ed è anche uno dei motivi dei contrasti e dei problemi che ci sono stati all'interno dell'amministrazione. Era una procedura seguita da un dirigente che era venuto da pochi mesi, poi nel frattempo è andato in pensione nello scambio con l'ASUR, con l'architetto Alfieri, e purtroppo lì le questioni si sono intrecciate e c'è un rallentamento del quale, come sindaco, dovendo prendere gli elogi e anche le critiche, mi assumo la responsabilità e chiedo scusa ai recanatesi, che comunque non perdono niente, non è che la caparra versata è a rischio. Bisognerà attendere che la seconda ditta sia nella piena operatività e possa ripartire l'intervento. 071 757 4429, perché non l'ho mai ripetuto il numero di telefono di Radio R, sentiamo se per noi. Pronto? Sì, volevo solo precisare che la tomba di Beniamino Gigli non l'ha fatto il comune, l'ha fatto la cosa privata, l'associazione, la regione, i fondi per quanto riguarda la cosa, le strutture pubbliche non l'ha fatta la tomba di Gigli, non è stata rifatta dal comune. Beh, come su questo non è così, non è informato.
a posto. Ecco, quindi è uno degli anonimi che... Io sono Francesco Fiordomo, lui è Stereo Dubaldi, ci presentiamo e ci mettiamo sempre la faccia. Sì, a parte non si è presentato. Lì c'è stato l'Art Bonus. E con il contributo dell'Associazione Beniamino Gigli, un contributo è stato messo alla Regione Marche, qualcosa ha dato lo Sferisterio, qualcosa ha dato Beniamino Gigli Junior, il resto ce l'ha messo il Comune, inclusa la progettazione, la direzione dei lavori e tutto l'intervento. Qualcuno ci ha messo anche il volontariato come il Maestro Settembri, perché le opere da parte del Maestro Settembri gratuitamente grazie all'interessamento dell'allora direttore dello Sferisterio Micheli. Pronto? Pronto, buonasera a tutti e due, buonasera sindaco, buonasera direttore. Buonasera presidente. Allora, signora Maria, sì. Buonasera. Buonasera. Allora, tre domande. Una, come mai i lavori di via Badaloni sono finiti, sono tutto fermo in via Badaloni, per i marciapiedi? Gli operai hanno freddo. Vabbè, no. Sta lì un po' meno. Devono ripartire, però finalmente vi sistemiamo anche il marciapiede di via Badaloni. Però siccome si è fermato tutto, pensavo che ci fosse una vega interna al solito. No, la ditta poi, se non vado errato, è anche della zona, dovrebbe essere di Cingoli o qualcosa di simile. Capito, però praticamente si è fermati prima di Natale e non è più ripartiti. Poi faccio vedere ad Asteri i messaggi che ho mandato ai miei tecnici da lunedì, perché come sai la mattina faccio il giro dei cantieri e effettivamente non sono ripartiti. L'altra cosa, dunque, ho sentito parlare del cimitero. A me mi ricordo 2-3 anni fa il comune diceva di chi voleva togliere, no? Io per esempio ho i nonni miei morti nel 1938. Volevano liberare l'oculo, no? Perché mi avevano promesso che l'avrebbero interrati e invece io avevo il permesso per fare questo e non è stato fatto più niente. Non è Poretti che non ci rivolgo lì, però dal 1938 potrebbero andare benissimo sottoterra con una croce, no? E quindi, a meno che non avevano lasciato detto che erano perpetui. No. Assolutamente. Sai che ci sono queste questioni familiari complicatissime. No, fra i parenti mi hanno dato mano libera, dice pensaci tu, e io ho dato il permesso di toglierli. Vabbè, questo non è un problema. Però hai il loculo dove posizionarli, l'ossario? No, ci avevano detto che l'avrebbero messi in una sottoterra con la croce e con il nome, a spese del comune. E noi liberavamo il loculo. Vabbè, guarda Maria, domani mattina mi contatti, parliamo con i responsabili dell'ufficio sepolture. Non ti contatto perché a me non interessa, interessava più a me. Era per liberare i loculi, questo sì, perché effettivamente siamo sempre un po' in difficoltà per reperire spazi. E a proposito di liberare, adesso l'ultima, io non so chi si interessa delle case popolari, io so che c'è gente che aspetta di avere la casa popolare e so per certo che ci sono case popolari con l'anziano defunto e la casa popolare chiusa lì da un anno. Quindi io ho cercato di telefonare sull'istituto a Macerata, non riesco a mettermi in contatto con nessuno. Però lo so per certo perché mi sta vicino, di fronte, e quindi vedere questo sperpero, chiamiamolo così. C'è una casa dell'Istituto Autonomo Case Popolari che non è più abitata di fatto. No, una, io ce ne so due e c'è un'altra persona, verificate, che abita a Monteropone e c'ha una casa popolare chiusa, in via Ugo La Malfa. È precia. Prendo appunti. Aspetta a voi verificare, guardate, perché insomma mi dispiace, perché è già successo per questo palazzo che mi sta proprio di fronte, queste persone stavano alla casa di riposo da tempo e mi sono mossa, io telefonai alle case popolari e queste case furono date in affitto, adesso ci stanno marocchini, gente che hanno i bambini piccoli, cioè, però non me lo muovo più io, capito? No, domani faccio questa verifica, poi ti farò sapere. Grazie Maria, facciamo una verifica perché le case popolari sono dell'Istituto Autonomo Case Popolari, poi la gestione viene demandata ai comuni, quindi andremo a verificare. Comunque relativamente al discorso che si faceva prima sulla città che deve crescere, deve essere sempre più bella, sempre più accogliente e sempre più vissuta, andando anche ad intervenire nei dettagli. Io condivido chi dice
Si può fare qualcosa di più per i cimiteri? Sicuramente sì, si può fare qualcosa di più per le strade di campagna? Sicuramente sì, anche se ci abbiamo messo l'anno scorso un intervento di 400.000 euro e molte delle strade le abbiamo sistemate, perché se in questi 9 anni siamo intervenuti sul 70% delle strade, è chiaro che ce n'è un altro 30% che ha bisogno di un intervento più o meno urgente. Però se noi provassimo, non per fare una marcord, poi avremo altre occasioni con Asterio, magari ci diamo degli appuntamenti finalmente certi, perché mi sa che l'ultima volta che ci siamo visti eravamo con le maniche corte, prima dell'estate, adesso sta per nevicare. Pensiamo a, mi è stato chiesto, quali sono gli interventi ai quali sei più legato in questi 10 anni di mandato? Io prima parlavo del sociale, parlavo della cultura, del contatto, delle scuole, ma quello vero, non l'occasione ufficiale alla quale si riferiva il signore che ha telefonato prima, la bandierina, l'applauso. Io sono uno di quelli che non cerca né le bandierine né gli applausi, ma per quanto possibile cerca la concretezza. C'erano due cose che mi sarebbe piaciuto fare da sindaco. La prima era riaprire Villa Colloredo Mels, il parco di Villa Colloredo. Era chiuso, io mi ricordavo di quando ci andavo con mio nonno, del laghetto, del cigno e del somaro dei Pennacchiò. Poi è stato chiuso, non si poteva riaprire con il lago perché non ci sarebbero stati più gli standard di sicurezza da ogni punto di vista. Era uno degli obiettivi. Siamo riusciti a riaprire il parco di Villa Colloredo. Era chiuso nel 2009 con l'erba alta 2 metri e il parco era abbandonato da tempo a se stesso. La seconda cosa che mi ero ripromesso di fare, la riapertura della cattedrale di San Flaviano. Era chiusa nel 2009, da anni, dal terremoto dell'Umbria, chiusa nonostante un finanziamento che era arrivato dal governo, penso che allora fosse addirittura il governo D'Alema. Le polemiche, il povero Don Ubaldo che è deceduto qualche settimana fa, la riapertura della cattedrale. Siamo riusciti con un lavoro veloce e energico fatto con la curia e con l'allora vescovo Giulio Dori a ridare la cattedrale alla città di Recanati. Se rimaniamo sempre in zona, Asterio, prova a chiudere gli occhi, tanto le signore a casa magari stanno lavorando ai fornelli, chiudete gli occhi con attenzione, oppure se state preparando il pane e marmellata per i nipoti, attenzione. Però se chiudiamo gli occhi e pensiamo alla città nel 2009 e adesso a distanza di qualche anno, il parco di Villa Colloredo riaperto, il museo trasformato, rinvigorito con grandi mostre, il Duomo, la cattedrale riaperta, via Campo dei Fiori che abbiamo ripavimentato, Porta Romana, la Porta dell'Uomo rimessa a posto, il selciato del centro storico, incominciamo a salire, il Palazzo Comunale che abbiamo riaperto, i giardini pubblici che sono stati rimessi a nuovo, l'illuminazione, le nuove fontane, Palazzo Venieri non era a norma. Abbiamo incominciato con l'ultimo piano e abbiamo terminato pochi mesi fa con il cortile e con la parte di Palazzo Venieri che guarda verso Via Battisti. Il Belvedere, che era un luogo di perdizione, il Belvedere. Nel frattempo abbiamo messo le telecamere per la videosorveglianza. Risaliamo i vicoli laterali, la chiesa di San Vito, fino ad arrivare al Colle dell'Infinito. Anche lì manca qualcosa. Per esempio il vicolo dove abita Asterio Dubaldi, il vicolo Moroncini, forse è l'ultimo che è rimasto da sistemare. Abbiamo fatto il vicolo del teatro. Siccome c'era Asterio Dubaldi, ho detto sì, abbiamo messo in sicurezza Radio R, il vicolo non lo sistemiamo. Però è un altro intervento di limatura che bisognerà fare. Il campus dell'Infinito. Tante realizzazioni e tante cose che a mio giudizio hanno fatto crescere la città, realizzate da una squadra, per tornare all'intervento di prima, perché i progetti nascono nella città
nascono da un lavoro che porti avanti con i tuoi collaboratori, con i tecnici, con le ditte giuste, perché se becchi la ditta sbagliata come quella del cimitero e il progettista che magari ha commesso qualche errore, poi ti si imbroglia la questione. Su 80 cose, due si sono imbrogliate. Le performance sono buone, quindi devo dire che gli uffici hanno lavorato bene per le gare d'appalto. Tutto questo fatto con la burocrazia che continua a dare problemi, tutto questo fatto avendo scarse disponibilità economiche, perché poi, come ho detto all'ultimo consiglio comunale, Recanati non è il pozzo di San Patrizio, perché adesso no, qualcuno vorrebbe fare l'assalto alla diligenza, non è il pozzo di San Patrizio, abbiamo risanato il bilancio, non ci abbiamo più i debiti, ce li siamo tolti, abbiamo intercettato tanti finanziamenti, c'è la possibilità di continuare ad investire sia nella spesa corrente, nei servizi, nelle attività, nell'aiuto alle scuole, l'assistenza scolastica, sia per quello che ancora si può fare per far crescere Recanati, senza dimenticare a Asterio il tesorone che lasciamo. Non è un tesoretto, di solito si dice lasci il tesoretto, ma tutti lascio in eredità il mio tesorone, perché tesorone che lascia l'amministrazione Fiordomo, quindi in merito degli assessori, del vice sindaco, dei collaboratori, di quello che abbiamo fatto in questi anni. Noi abbiamo chiesto sempre, abbiamo presentato progetti, abbiamo preteso, ci siamo fatti un nome come città di Recanati, abbiamo chiesto per Recanati, sempre, sempre, sempre. Qualcuno mi diceva, Francè, lascia perdere ste riunioni che fai per il decoro urbano, per i progetti nelle scuole, lascia perdere, andiamo a Roma, andiamo a parlare con quelli che conta a Roma, no? Vedi di farti conoscere fuori da Recanati, avrai un futuro radioso sugli scranni del Parlamento. Io la scelta per la città l'ho fatta non nel 2012, non nel 2009, ma nel 2012. Nel 2012 c'erano le primarie del Partito Democratico per il rinnovo del Parlamento, era il confronto Bersani-Berlusconi, quando Berlusconi quasi riuscì a recuperare il gap che aveva nelle ultime settimane. Mi arrivò la proposta di partecipare alle primarie, mi arrivò la proposta direttamente da Firenze, dai collaboratori di Renzi, avevo scelto questa strada perché credevo nella necessità e credo nella necessità di un rinnovamento del Partito Democratico, e mi arrivò la proposta di andare in Parlamento attraverso il sistema delle primarie che sembrava anche abbastanza certo. Ne parlai per due ore con mia moglie, con la mia famiglia, con i miei genitori, con, che faccio, con mia sorella. No, ne parlai per avere un conforto rispetto alla scelta che già avevo fatto, ed era la scelta per la città, perché se avessi lasciato la città nel 2012, a pochi mesi dall'inizio del mandato da sindaco, erano passati due anni, e con le difficoltà che avevamo in quel periodo, perché il bilancio era ancora sconquassato, avevamo i debiti fuori bilancio, i derivati, e con la richiesta che mi era stata fatta dai recanatesi, che era quella di cambiare la città, io avrei tradito la città di Recanati. Sono passati alcuni anni, non sono pentito di quella scelta. Forse è il mio limite, forse sono stato fregato dal troppo amore per la città di Recanati. Io penso che non sia un limite, ma amare profondamente la propria città sia un qualcosa di forte, di totalizzante, che ti fa anche assorbire tante amarezze, tante delusioni che comunque c'hai, che comunque ho avuto, tante cattiverie, tante chiacchiere, tutto quello che purtroppo ruota intorno a chi no, poi la butta sul personale. Io a volte ti ho anche criticato dicendo no, criticami ferocemente come sindaco per quello che faccio, lasciami stare come persona, poi ogni tanto ti diverti, vai a vedere gli aggiornamenti professionali, i concorsi, ti diverti, no? Poi, sei personaggio pubblico, caro Francesco, tra l'altro lo fai a Ferragosto, a Natale, perché pensi, cioè, adesso gli mando di traverso la giornata di Ferragosto, pura quando magari si sta rilassando con la famiglia per quelle poche ore. Ecco,
gli odi personali lasciamoli stare, cioè ma non è odio personale accanirsi contro le persone, ma io ho fatto l'esempio en passant, volendo parlare di altre cose, però in questo mondo chi ha un ruolo pubblico le cattiverie ci stanno, no? Io penso che ci possano stare in parte per la tua funzione pubblica e politica, mai l'attacco a livello personale. Io cerco da questo punto di vista di non essere vendicativo e di applicare l'educazione che mi hanno dato i miei genitori. Io sono un artigiano della politica e sono anche un figlio del popolo, sono figlio di operai, orgogliosamente figlio di operai. Ringrazio mamma e babbo per avermi dato la possibilità di studiare, di fare il liceo. Poi mamma ci è rimasta male quando a 20 anni ho iniziato a lavorare con TVRS, con la radio all'epoca che era Radio Sound, poi passata con Radio Cuore, a scrivere per il Messaggero, a guadagnare da giornalista. Ho lasciato l'università e mi sono riconciliato da quel punto di vista qualche settimana fa, perché studiando di notte ho conseguito questo obiettivo al quale tenevo particolarmente e che è importante anche per l'attività professionale da giornalista, certo. Perché come sai oggi per tanti ruoli e tante funzioni da giornalista è richiesta la laurea. Però è stata una palestra di vita importante ed educativa, quella, l'educazione che mi hanno dato i miei genitori, e quello che facevo d'estate quando terminavo il liceo, andavo a fare i 3 mesi e a carteggiare da Ottaviani. Ho fatto l'operaio in quarta ginnasio, in quinta, prima, perché vivere la realtà vera poi ti fa rimanere sempre te stesso. Io sono stato, sono e sarò francese. Va bene, io a 17 anni stavo dentro una cabina del cinema mentre gli altri stavano in discoteca. Così, pronto? Poi facendo il giornalista sai che non ci sono festivi. Certo. Pronto? A serio, ciao, sono Paolo da Macerata, ciao. Ciao Paolo. Salve. Vorrei fare una domanda, no, Francesco, ma al dottor Fiordomo, se è possibile. Io non sono di Recanati, non so se posso intervenire. E come no? Prego. Vorrei chiedere al dottor Fiordomo una curiosità mia personale. I finanziamenti che sono stati fatti all'Università di Camerino, sì. Il motivo? Sì. La saluto e buonasera. Prego. Bene, questa è una domanda malissima. Paolo da Macerata, no, mi dà anche la possibilità di non far divertire più alcuni dei commentatori anonimi. Poi nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa dove presenteremo l'accordo, quindi per i dettagli rimando a quella conferenza stampa. Con Camerino, il comune di Recanati, poi magari c'è anche il libretto, no? Perché diciamo sono riflessioni un po' calunniose nel dire, no, con Camerino adesso gli dai soldi perché te sei comprato la laurea come fece il figlio di Bossi in Albania. Purtroppo per fortuna non è così, ho dato 18-19 esami in 2 anni e mezzo studiando la sera dalle 10 fino alle 3, le 4 del mattino, come fanno tutti coloro che lavorano, hanno una famiglia, un'attività, e di notte lo fanno in tanti, non è che sono il primo né sarò l'ultimo. L'Università di Camerino con il Comune di Recanati aveva stipulato un accordo nel 2002-2003 per un corso di laurea in tecnologie o qualcosa di simile, che poi è stato disattivato nel 2008. 2008-2009. C'è un dare e avere con l'Università di Camerino che da quegli anni lì non è arrivato più ad una sintesi, e l'Università di Camerino da tempo vanta diciamo così dei forti contributi che il Comune di Recanati non versò. Io non ero sindaco, non c'ero, e quindi a un altro momento penso ci fosse il mio predecessore, l'onorevole Foschi, il Comune di Montelupone, le università. L'accordo che abbiamo fatto adesso supera quella situazione che vedeva il Comune debitorio e allarga gli orizzonti nella collaborazione che abbiamo anche con l'Università di Macerata, con la quale abbiamo sottoscritto un accordo remunerato per la gestione dell'archivio storico, che riguarderà borse di lavoro, riguarderà stage e attività
per i giovani neolaureati, giovani, quindi non sarò io a fare lo stage, per la mediateca, per l'innovazione tecnologica, come abbiamo fatto per il Coder Dojo, e quindi è una collaborazione che si svilupperà nei prossimi anni dietro un corrispettivo che comunque va in buona parte a sanare un problema debitorio che avevamo con Camerino. Ma come mai ci nei prossimi giorni dietro per ci saranno dettagli. Non l'hanno rivendicato prima? Perché dal punto di vista amministrativo i nodi sono venuti al pettine successivamente. Ho capito. Senti, allora io faccio in questo momento la parte dell'opposizione, visto. Vai, sei il leader. Allora, tu hai fatto un percorso, no? cercando di poter e toccare. Candidati. Ti potrei anche votare, non sono della partita, ti voto come sindaco. Facciamo una lista civica insieme, sai che esplosione. Allora, tu hai parlato della cattedrale, a parte la cattedrale, Francesco, parliamoci chiaramente, tu ti sei insediato nel 2009, in luglio, giugno del 2009, la cattedrale è stata, mi sembra, inaugurata nella Pasqua del 2010, forse Pasqua 2010. Per cui dice, cioè, tutti i lavori. Però le procedure le abbiamo sbloccate noi, tu sai che c'era il problema Don Ubaldo, con la sovrintendenza. Come no? Ma io ti dico, la cattedrale. Non è che l'ha aperta tu, la soddisfazione di aver sbloccato una cosa. Tu perché hai un po' rotto le scatole, nel senso di accelerato certi tempi. Che violentemente. Lo so, perché Don Pietro diceva, mi telefona tutti i giorni. No. Abbiamo sbloccato con la sovrintendenza, c'erano problemi seri per il collaudo. Poi, se percorriamo un po', facciamo questo percorso, arriviamo in Piazza Leopardi e il centro storico. Il centro storico ha perso molto in tutti questi anni, non sarà tutta colpa tua, ma sicuramente una buona cosa parte. Cosa avremmo dovuto fare? La viabilità doveva essere congegnata e strutturata diversamente. Cioè? I parcheggi, ad esempio il fatto di aver spezzato il centro storico in due, avere ulteriormente spezzato il centro storico all'altezza di via Antici. Però tu parti dal presupposto che i problemi li risolviamo solo con le macchine. No, ma le macchine è un elemento indispensabile. E gli eventi e i turisti che sono arrivati non vanno nel centro storico? Sì, ma i turisti non è che non comprano? Se camminano in una strada percorsa da. Ci abbiamo altri residenti nel centro. Che è stato un colpo di fortuna. Ci ho lavorato, ho preso le denunce per il campus, ricordi? Perché? All'epoca il buon Marangoni. Le denunce, gli improperi. Ma per la vendita del ex. Ma quello fu un affare con Casali. Sì, però poi collegato al discorso della vendita delle ex via carceri. Via Cossio, che non era. No, però le carceri, anche il campus fu criticato molto. Sì, ma lì c'è la vendita alle case popolari, la deportazione dei poveretti che stanno al chiostro di Sant'Agostino, comunque. Dai. Ti ricorderai qualcosa? Come no? Non era Ferragosto e Natale, erano altre giornate, però come si dice, incalzavi. Poi abbiamo avuto un campo sportivo che è stato smantellato per creare in realtà un parcheggio che, se l'aveste fatto interrato come cioè quello diciamo così sotto la superficie. Dai, però adesso non mi rovinare la trasmissione che mi stai a fare il contraltare, che è molto utile secondo me, e che sarebbe stato utile anche lasciando un campo sportivo, perché poi quello tecnicamente sopra non si poteva fare, però comunque sopra nulla è impossibile, abbiamo visto che non è granché utilizzato, è stato, e poi sono passati quasi più di 5 anni, perché tu mi sembra che l'inaugurato il 2014. Sì, sono ormai quasi 5 anni. E quindi è vero, i rapporti difficili con l'azienda e la società che gestisce i parcheggi, ma hai risolto il problema dei derivati, hai risolto il problema dei debiti fuori bilancio. Io dico, ti posso dire che uno 2 milioni dei potevi motivi trovarli, e no, comunque del 2009 li dovevo trovare a Stereo. Hai nel 2009, guarda, contribuito sui parcheggi, a gravare gli anni di gestione dei parcheggi, perché li hai portati. Sì, ma da 40 saranno diventati 80, tanto cioè, 90, cambia 95. Poco, non li vediamo né io né te. Appunto. No? Quindi ti voglio dire, il problema è stato anche in alcuni frangenti. Anche di natura politica, diciamo la verità, che c'erano delle incrostazioni in questa città che derivavano dal passato, che io mi sono trovato a gestire anche in alcune situazioni politiche, alle quali ad un certo punto ho detto basta, ho posto un freno, e lì è scattata la rappresaglia. Lì è scattata la rappresaglia, perché quando ho posto con forza alcuni criteri, tu ricordi l'urbanistica concertata? L'abbiamo fatta con Casari, l'abbiamo fatta con altri. Il pubblico ti riconosce
una situazione urbanistica, un potenziale vantaggio, privato o pubblico che sia, tu corrispondi alla comunità un indennizzo. Sì. Qualcuno diceva tangente legalizzata, forse sì, un indennizzo per il bene pubblico, trasparente, non c'è più il rapporto diretto, non c'è più il sindaco, l'assessore di turno, non c'è più il dirigente di turno, l'ingegnere, il geometra o il segretario o il vice segretario. C'è l'ente, Comune di Recanati, tutto fatto alla luce del sole, tutto fatto alla luce del sole. Questo è stato un meccanismo che abbiamo voluto introdurre per tutelarci dal punto di vista della trasparenza, della linearità dell'azione amministrativa e della onestà, elemento fondamentale. Io non transigo su questo aspetto, sono stato sempre rigido. Io ho qualcuno che mi odia, tornando al discorso di prima, e sono contento non per l'odio, perché è un suo problema personale, mi risponderà con la sua coscienza se ce l'ha, ma perché di fronte ad alcune cose che non mi apparivano chiare, che non mi apparivano rigorose, avevo dei dubbi forti. Io quelle persone me le ho allontanate appena ho avuto questi sospetti e appena ho capito che potevano fare del male alla città di Recanati. L'onestà è un valore fondamentale. Un altro valore fondamentale sul quale qualcuno me l'ha giurata è quello del merito. Ci deve essere un po' di merito, la meritocrazia, perché altrimenti è solo favore, è solo raccomandazione. Passare dai diritti accampati come raccomandazione anche un po' di doveri, diritti e doveri, e il diritto se ce l'hai ce l'hai, se non ce l'hai non può diventare raccomandazione. Il terzo aspetto sul quale qualcuno me l'ha giurata è quello della rotazione. Basta i monopoli. A un certo punto ho detto: ragazzi, datevi una regolata, perché se Asterio Tubaldi è il miglior imbianchino di Recanati, bene, ma se noi dobbiamo tinteggiare 10 edifici non posso chiamare sempre Asterio Tubaldi a parità di qualità e di prezzo. No, io ti parlo degli affidamenti diretti, non delle gare d'appalto, non delle procedure che fanno i dirigenti, la scelta individuale. Io oggi potrei dire che Asterio Tubaldi diventa l'addetto stampa del sindaco, direi, posso farlo, è una scelta diretta. Ci sono alcuni segmenti nei quali c'è una scelta diretta, se la persona, se la ditta risponde a determinate caratteristiche, no, di qualità, di professionalità. E hai mancato, perché se non l'avessi fatto ti avresti non l'ho tolto fatto, ho risparmiato qualcosa. No, l'elemento di opposizione Recanati, se ci pensi. Però dovevo scegliere un non recanatese, perché altrimenti dovevo fare la scelta. Quindi su questi tre elementi è chiaro che quando tu fai il sindaco per 10 anni qualche nemico te lo crei, ma io sono contento. Ma tu contento. Parli di nemici politici, perché il tuo discorso è stato molto, cioè... Adesso me ne chiedi troppo. No, non ti dico di fare nomi e cognomi, però c'è di mezzo anche ci sono dei tecnici politiche. Mischiati in politica, quanti ce ne stanno? A Montelubone, a Porto Recanati, a Potenza. Ma la rotazione, tu parli di rotazione soltanto per quanto riguarda non sai, i lavori, vanno anche, avanti solo per le spinte, o anche per incarichi, no? È il sistema, è il sistema italiano, purtroppo. Allora, a un certo punto, onestà, merito e rotazione, come per i mazzi di fiori. I mazzi di fiori per la nonnina che compie 100 anni. Ci sono professionisti che non hanno avuto mai un incarico in 10 anni da te, dai. Su questo non penso, eh? Su questo non penso. Ti parlo a parità di professionalità, di condizioni e di offerte, giudizio, perché poi il dirigente fa le offerte, no? Guarda, noi abbiamo cercato di allargare il più possibile e per dare opportunità soprattutto ai giovani. Poi probabilmente su 30 professionisti può darsi pure che due non abbiano avuto, o magari hanno interloquito con il comune rappresentando dei privati perché avevano dei SUAP, perché avevano delle vicende. Ecco, questo penso che sia un patrimonio non del sindaco Fiordomo, debba essere un patrimonio della città, e questo lo dico anche ai miei concittadini, come lo dico a tutti, anche a quelli che ci ascoltano dal territorio, anche a Paolo di Macerata. Ecco, questi tre elementi, l'onestà, la trasparenza, il merito e dare opportunità a tutti, la rotazione, sono elementi sui quali secondo me si gioca la qualità del vivere di una città. Senti,
un attimo, poi ti lascio libero. No, tranquillo, siamo qua a disposizione. Allora, ho visto l'orologio perché non sentivo più i bambini festosi. È finita la scuola e i genitori siamo hanno... partiti pure con i lavori di Beniamino Cigli. Mi permetti del tesorone, perché poi abbiamo parlato di altre cose. Volevo completare il giro. Allora prima vai sul negativo. Vai. No, tanto me lo ricordo il tesorone. Nel giro, allora, poco di sotto, diciamo così, poco sotto al campo sportivo vecchio che oggi c'è Nelson Mandela, il parcheggio, le poche macchine che sostano nella superficie, c'era un ex mattatoio che voi avete voluto completamente smantellare senza recuperare neanche un mattone per formarci un colo. Eppure mi ricordo che tu inizialmente ce l'avevi con il progetto del centro città, perché lì doveva sorgere un centro commerciale che poi era limitato nella sua superficie, nella sua estensione, che avrebbe danneggiato il centro storico. Poi hai fatto un colle che poi tu dici è un vecchio progetto che già esisteva, perché lì no, colle non era un vecchio progetto, lì dovevano... Allora, in quella zona dovevano nascere 60-70 appartamenti dove c'è adesso la Coal. Perché allora? Altri 60-70 appartamenti dove adesso quella c'è un'operazione non finita. Lo sgambatoio per i cani, lì c'erano 70-80 appartamenti, l'abbiamo fatto rinunciare quelli del project Centro Città un anno e mezzo fa. Ah, tu parli del Centro Città, no? E dove c'era la scuola Beniamino Cigli, la scuola andava abbattuta e scambiata la copertura per altri appartamenti. Questo era il disegno iniziale. Però la Coal, l'imprenditore Osimano, che aveva comprato l'area per 3.175.000 euro per costruirci degli appartamenti, 60-70 appartamenti, quando io sono arrivato nel ruolo di sindaco e l'ho chiamato, ho detto: ah Fiordomo, io ti ho conosciuto a una corsa di bicicletta a Campocavallo, sai, però qui noi siamo nati per aria. Dico: come sei nato per aria? Dico: qui devi versare 3 milioni di euro. Ma come ci pensi? Io l'avevo detto che non... noi stiamo chiudendo. Quindi ci siamo trovati con 3 milioni già spesi dal bilancio comunale ma non incassati. Abbiamo dovuto trovare qualcuno che era disponibile alle stesse condizioni, abbiamo trovato un nuovo acquirente che aveva avuto, che ci ha versato questi 3.175.000 che non ci siamo spesi noi, ci abbiamo parlato i debiti, ci abbiamo pagato i debiti 100 metri là in linea d'aria. Penso che dia anche un servizio, perché era l'unica zona sprovvista, e lì è la zona che abbiamo individuato anche per la farmacia. Adesso che dopo 6 anni la procedura pare si sia sbloccata a livello regionale, noi avremo 2 farmacie che abbiamo localizzato, una nella zona San Francesco Rione Mercato Fratesca e l'altra nella zona Fonti San Lorenzo scendendo poi verso Chiarino. Da quest'altra parte ci andavano gli appartamenti a Stereo. Sì, ma beh, a parte la parte degli appartamenti al centro città non sono stati realizzati su quel campo, e anche che non questa era... fine del centro città non è chiara, cioè questo recupero della cubatura, questa, e dopo ci si è messa di mezzo l'ANAC con la denuncia, una abbiamo parte transato. Che è stata trasformata in un'opera con lo sgambatoio, che non so quanto possa essere, diciamo, sì, un'opera felice o comunque che possa giustificare una spesa così ingente come 250 e ma passa tu sai che la spesa di 250.000 euro è la sistema della scarpata, lo sgambatoio fisicamente sono poche decine di migliaia di euro, saranno 30-40.000 euro, ma se vedete i conti è stato il consolidamento di tutto il versante. Lì c'era un greppo spaventoso che da via Battisti arrivava nel giro di poche decine di metri a livello... Nel vecchio progetto gli appartamenti, lì ci andavano altri 70 appartamenti. E quindi era fatto tutto a spese della ditta che entrava nel progetto. Certo, nel momento in cui la ditta, sotto l'impulso dell'ANAC per il problema dell'ascensore, abbiamo transato, la ditta si è assunta l'onere per 270.000 euro di sistemare la scarpata,
di realizzare quei 10 parcheggi bianchi che ci sono, i marciapiedi, l'illuminazione, e poi di realizzare, secondo le indicazioni che noi abbiamo dato, lo scambatoio. Ha rinunciato alla cubatura che aveva per realizzare, è chiaro, sono passati 12-13 anni. Per chiudere la vicenda, voi avete recuperato l'occupatura valutandola al prezzo di allora, diciamo così. Dell'accordo fatto 12-13 anni fa. Non so quanto affare possa essere, aver fatto il comune a questo punto. Ma no, l'affare probabilmente non l'hanno fatto loro, perché non era tanto il valore della cubatura. Loro, rinunciando alla cubatura, in più hanno fatto loro il lavoro, capisci che se uno la vedesse dal punto di vista del rapporto ci sono andati di rimessa. Perché loro dovevano fare 70 appartamenti, ma c'avevano già rinunciato da tempo, perché non vendono neanche quelli che hanno la fatto. La conosci la vicenda, noi penso abbiamo trattato una questione privata tua, appunto, in quell'area, e sai com'era complicato i garage, cioè anche lì a Stereo. Poi uno può dire è stato fatto bene, è stato fatto male, il parcheggio può essere utilizzato meglio. È chiaro che io da 3 anni che dico alla ditta, ma un po' di marketing lo sapete fare, perché un prodotto deve essere anche venduto, no? Con gli abbonamenti, con le promozioni, e loro sono assolutamente fermi, ci hanno avuto e ci hanno delle difficoltà non solo qui da noi. E, però lì era una zona, diciamo, no? Messa male dal punto di vista degli edifici, della salubrità, della carrozzeria e tutto il resto. Almeno non abbiamo più un immondezzaio. Senti, Francesco, facendo appunto questo giro lo completiamo dopo con i finanziamenti che Recanati potrà spendere nei prossimi anni. Tesorone che tu lasci, che non è una coccola, io tesorone. Penso che il quartiere di Villa Teresa, con a capo Dorrino Ramaccioni, sì, ma per carità, adesso ti potrà ringraziare di un altro supermercato che tu hai realizzato. È vero che c'era già, però questo naturalmente c'è un'altra dimensione, per questo non ti candidi, perché dopo fai nel senso che lì c'era un'area verde che comunque è stata soppressa. Naturalmente molti di quelli molti che protestavano comitato, anche oggi non è che si sono convinti, molti sono convinti, mi hanno ringraziato quando ha inaugurato il nuovo Sicontè. I genitori di uno dei capi stavano lì per riempire il carrello, perché c'era l'olio in offerta all'apertura, e gli altri portano a giocare i bambini là sopra. Alla fine anche lì, forse non per Dorrino, ha compiuto gli anni, gli ho fatto gli auguri, ho mandato un messaggio, ci sentiamo, ci siamo abbracciati 3 o 4 anni fa in cattedrale a Macerata, quindi abbiamo un buon rapporto, e lì probabilmente lui era stato preso da chi strumentalizzava dal punto di vista politico. Sono quelle innovazioni nella città che possono piacere e possono anche non piacere, questo è il giudizio. Io non me lo do da solo, non è che dico mi do 6 più, 7, 8, no, il voto te lo danno i cittadini, io non dirò mai. Io ho cercato di fare, cercherò di fare fino a maggio di più, ecco, il massimo di quello che posso con le mie idee, con la mia energia. Ci sono, parte, se tu vanti un curriculum di opere pubbliche, lascia perdere il curriculum, le cose che si potranno fare in questi mesi. Sono partiti i lavori della Gigli, inauguriamo la mediateca, partono i lavori per il Colli, il bicentenario dell'infinito, che è una cosa importante, l'accordo con il FAI a Stereo, tra qualche anno magari ne riparleremo io da giornalista e te da assessore ai lavori pubblici. In una presentazione però il FAI è un investimento importante per la città, in termini di ulteriori presenze. In una presentazione al Centro Mondiale della Poesia mi ricordo che il vicepresidente del FAI, mi sembra che magnifico era, di nome e di fatto, è intervenuto o lui o un tecnico del FAI elogiando l'architettura ai tempi del fascismo, no? Se ti ricordi, abbiamo delle architetture che non possiamo negare che sono particolarmente affascinanti, ben fatte, no? Anche quelle del Colle che abbiamo mantenuto. E allora lì mi è venuto in mente l'ex Foro Buono, l'abbiamo completamente annullato, almeno se non aveva vincoli. Però allo stesso tempo però adesso salviamo il mosaico della Beniamino Gigli.
Sì, tra l'altro le architetture fasciste, proprio per se ti fa, tu sai che al Colle dell'Infinito abbiamo salvato, rimesso a nuovo i lampioni con il fascio littorio. Avete fatto bene, non siete di quelli che abbiamo rimesso a posto, stupidamente anche, pensano anche di cancellare la storia. La storia può piacere o non può piacere, appunto, come il discorso che si appunto faceva in però apertura. In questi 10 anni ti puoi riproverare almeno di non aver colto l'occasione in alcuni momenti importanti per esserti, per non esserti messo, diciamo così, alla guida, come hanno fatto altri sindaci del nostro territorio, della gente, dei tuoi concittadini, per salvare o mantenere quello che c'era ancora dell'ospedale Recanati? Perché tu sei entrato nel 2009, che l'ospedale era a tutti gli effetti un ospedale, con un dipartimento materno-infantile. No, un dipartimento materno-infantile riconosciuto all'UNICEF. No, vabbè, c'era la chirurgia, si nasceva Recanati. È stato perso tutto, cioè si poteva fare qualche cosa di più. Tu hai tentato in alcuni servizi di fare alcune ordinanze, di puntare i piedi, ma poi ti sei fatto vincere più dalla politica che non magari quello che pensava la gente. Si può fare di più, lo diceva prima Giorgio nella telefonata, no? Si poteva fare molto di più. Cioè, se ti faccio io la domanda, no? Se mi fossi messo alla guida del movimento e come altri sindaci, alcuni sindaci, avessi tirato i pomodori e le palle di neve, no, i sindaci cosa hanno ottenuto? Noi non abbiamo tirato i cosa hanno ottenuto? Zero. No, perché zero? Col chiasso zero. Zero. San Adesso... Severino il materno infantile è stato chiuso. Osimo il materno infantile è stato chiuso. Cingoli ha i problemi che ha Cingoli. È un po' il sistema sanitario, sì, nel però suo complesso. Non è stata completata l'opera, perché ci sono state delle resistenze. Si poteva fare di più. Preferito alla contrapposizione, al muro contro muro, non per vincoli politici o perché, l'hai detto prima in apertura, che sono abbastanza bischero da questo punto di vista, non sono inquadrato come uomo di partito, no? Per cui vengo spesso rimproverato, addirittura da Mosca prima Elio ha telefonato per dirmi, no, che la troica non è soddisfatta, che non è soddisfatta di me e che verrò punito con frustate. Ho preferito ragionare sulle questioni e sui problemi e cercare di ottenere il massimo date le condizioni. Ho fatto bene, ho fatto male, partendo anche da un presupposto asterio, perché sul mattatoio, sul campo sportivo, sul Colle dell'Infinito, le responsabilità, se ti piace sei contento, se non ti piace non sei contento, ma sono le mie, sono quelle di un sindaco, sono quelle di un'amministrazione. Sulla sanità la realtà è che i sindaci contano quasi niente, quasi se niente. Ti mette la guida un'assemblea, di una un'assemblea di area vasta l'anno per decidere niente. Chi è stata la guida della contestazione ha fatto un po' di propaganda, ha aumentato i like, si è fatto campagna elettorale, però non ha ottenuto niente. Ma non la vediamo niente. Sempre così. Aspetta, non ha ottenuto niente. Non però ottenuto vedo niente. Che la Regione Marche si è calmata. Con tutti? Con tutti, però... Però hanno ottenuto però, niente? Perché tutto è un tassello che si unisce a un altro tassello, non è che... Pronto? Sì, sono sempre Giorgio, posso fare un'altra domandina? Sì, diamo di più. No, per carità. Dunque, è vero che esiste una legge nazionale che dice che non possono essere, cioè ogni ospedale deve avere un bacino di 250.000 utenti come minimo? La cifra non la conosco. Ah, okay. Senta, sindaco, posso sapere... Dammi del tu. Va bene, sindaco. Allora, dunque, sa l'Istituto Tecnico Industriale, no? Sì. C'è quello spazio verde? Sì. Ok, quello lì adesso è del comune? È del comune, area verde, abbiamo tolto la cubatura nell'operazione che mi rimproverava prima Asterio di Villa Teresa. Perfetto, bene, ottima cosa, sindaco, complimenti. Ciao a tutti. Grazie, tra l'altro stasera Giorgio ti fa un elogio da due altri. Giorgio, Asterio per anche 20 per... giorni non ti farà più intervenire per punizione, ecco. Quell'area sì, è un'area pubblica, è un'area verde.
penso che fosse di proprietà di un privato e che ci avesse un piano di recupero con cubatura in una zona strategica, perché l'istituto tecnico è in grande crescita, quindi si parla anche di un'espansione nei prossimi anni, e avere una zona dove si potranno realizzare parcheggi, aree per la scuola, insieme all'altra area che abbiamo liberato dietro tra l'ITIS e il cimitero, portando l'isola ecologica a Villa Musone, potrà dare all'istituto tecnico quello sviluppo che richiede il boom di iscrizioni che hanno avuto negli ultimi anni. Le nostre scuole superiori scoppiano di salute, dal liceo classico allo scientifico, c'è una ripresa importante del professionale. Senti Francesco, mi parli del tesorone e poi ti faccio un'altra due domande e chiudiamo. Sì. I finanziamenti che abbiamo ottenuto, noi in questi anni siamo riusciti a realizzare molte cose, a metterne in cantiere altre, perché abbiamo intercettato fondi regionali, nazionali ed europei, anche extra terremoto. Perché? Perché pensiamo ai 500.000 euro per il Museo della Musica, stiamo appaltando i lavori e risaniamo la zona adiacente al Teatro Persiani, dove prima c'era il giornalaio, c'era il famoso Gigi di Roma, e sopra l'assicurazione di Mariani. Mi scuso con i nord canadesi se ho fatto questo riferimento locale, però sono situazioni e personaggi che raccontano anche la storia della nostra città. Lì nasce il Museo della Musica. Abbiamo il finanziamento per la nuova viabilità a Villa Musone, che collegherà la zona dell'Acquaviva con la zona Squartabue in collaborazione con la Regione Marche, 2 milioni di euro. Abbiamo il finanziamento per i cammini lauretani, il turismo è fondamentale, il turismo religioso è una realtà sulla quale si investe insieme ai comuni del circondario. Abbiamo i 4 milioni e 2 per la nuova Beniamino Gigli, perché non vi stavano bene i 3.870.000, con il progetto definitivo ci hanno riconosciuto 4.200.000 che stanno lì pronti quando partirà il lavoro della ricostruzione. Abbiamo 2 milioni di euro per il consolidamento del versante infrana di via Benvenuto nel rione Mercato. Per chi scende dalla chiesa a sinistra c'è la zona infrana, ricorderai via Testena Folco, i problemi che c'erano stati. Sono 2 milioni di euro che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Ambiente. Abbiamo i 6 milioni di euro del Ministero dell'Ambiente per il Colle dell'Infinito, i 6 milioni per la sistemazione dell'istituto professionale nel monastero della provincia, e abbiamo i milioni di euro per il comune di Recanati. Parliamo di un tesoro che sfiora i 40 milioni di euro. Lasciamo un'eredità importante per chi arriverà dopo il sindaco Fiordomo. Io ho trovato i debiti, lascio i soldi. Ti dispiacerebbe lasciarli a qualcuno che... Beh, se li lasciassi a qualcuno che gode della mia stima e della mia fiducia, contento, perché è una brava persona, preparata e ama Recanati, sarei molto contento. Va bene, io volevo dire altra cosa. Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Massimo. Massimo, buonasera. Dimmi, Massimo. Sempre, io non sono un cittadino recanatese, però... ovviamente tramite la radio la seguo sempre, quindi un po' come i fatti di Recanati, insomma, ormai sono familiari. Siamo familiari, quindi. E allora volevo chiedere questo: su, diciamo, il tavolo del sindaco c'è il tema del consumo di suolo? Assolutamente sì, e del recupero dell'esistente. Quindi, insomma, c'è questa attenzione, oppure, perché a me non mi sembra così, no, a Recanati, parlo in generale, mi sembra che si continua a consumare suolo così insomma, senza nessun ritegno, secondo me, proprio, è un problema che stiamo già vedendo, insomma, i risultati, insomma, no? Non abbiamo più le campagne, non abbiamo veramente una cosa
comincia a essere complicata. Secondo me i comuni devono fare, sono i comuni insomma che devono curare questo aspetto. Grazie, ti ringrazio Massimo. Matematica importante. Massimo, sono da Corrado e da Sirolo. Vede i comuni ragionare sempre come territorio, perché sui piani regolatori c'è la legge regionale, ci sono le province che hanno ancora una competenza specifica per il rilascio dei pareri e per approvare le proposte che arrivano dai comuni. Noi abbiamo fatto pochissime varianti al piano regolatore, non abbiamo sviluppato nuove urbanizzazioni perché non ce n'era la richiesta. Abbiamo fatto un lavoro soprattutto di ricucitura di alcune zone urbanistiche, di completamento, di riqualificazione, e abbiamo cercato di riutilizzare l'esistente. Oggi le aree industriali sono purtroppo, per la crisi economica, piena di capannoni vuoti, in alcuni casi anche con il problema dell'Eternit. Lì bisogna ragionare insieme agli altri comuni. Noi abbiamo sottoscritto un accordo Recanati, Loreto, Numana, Sirolo, Castelfidardo, no, non c'è Sirolo, c'è Numana, Porto Recanati e Osimo, per la banda larga, per le nuove tecnologie che sono fondamentali per le aziende che possono mettere insieme l'esperienza, il know-how e anche alcuni macchinari. C'è un progetto che sta andando avanti, sostenuto dalla Regione Marche. Ragioniamo insieme, le zone industriali confinanti vengono valutate nella complessità. Un'altra operazione importante, Massimo, è quella di recuperare gli edifici abbandonati. Qua sopra, da dove stiamo parlando, abbiamo una scuola. Prima i locali erano chiusi da tempo, la mediateca si realizza. Cioè, di metà del convento di Sant'Agostino, ancora una parte del convento ancora da utilizzare. Cioè, c'è l'altra parte, è chiaro che qui bisognerà che parte, no, la città di Recanati, ne utilizziamo i tre quarti praticamente, manca soltanto l'ala che è quella più piccola dal punto di vista delle metrature, delle cellette, ma lì penso ci siano 4-5 stanze molto piccole, perché è quella che sta sulla parete della chiesa. Penso alla mediateca, abbiamo recuperato i locali dell'ex pretura. Prima di pensare a nuovi acquisti, nuovi investimenti e nuovi sviluppi, bisogna recuperare l'esistente. Poi abbiamo la tutela del Colle dell'Infinito con il piano Dierna e tutto quello che si è mosso in questi anni per tutelare il versante che dal Colle dell'Infinito guarda verso i Monti Azzurri. È un tema importante sul quale penso, Massimo, che i comuni debbano fare sempre più rete e debbano ragionare insieme, perché è finito il momento del boom e anche delle mire espansionistiche e megalomani di ogni singolo comune che aveva una zona artigianale, una zona industriale, una zona commerciale, anche i comuni di 3.000 abitanti. Adesso va fatto un ragionamento condiviso, la vallata del Musone e dall'altra parte la vallata del Potenza, dove è urgente un progetto per una viabilità che sia adeguata alle esigenze dell'epoca che stiamo vivendo. Benissimo. Le due domande flash. Sì. Tipo il quiz finale. No, ma non è un quiz finale. Allora, intanto io ti avevo sollecitato a intervenire quella volta quando uscì fuori la notizia dell'indagine della procura per abuso d'ufficio, che poi è stato rinviato. È stata chiusa questa pratica o no? Al momento di che cosa si tratti. Ma guarda, da quel poco che siamo riusciti a capire, probabilmente tu stavi in vacanza, abbiamo rovinato la vacanza. Tu l'hai fatto, sì, hai rovinato la vacanza. Certo, questo stavo, è l'unica settimana che mi prendo durante l'anno. Dopo mi sono accorto che eri in vacanza. In vacanza, e quindi a stereo. Sì, questo. Ma sì, te era arrivato. Prima avevi fatto il Ferragosto con San Severino. No, non era arrivato, l'ho preso una settimana San dopo. San Severino cosa? Del concorso, a Ferragosto hai fatto quello, poi una settimana dopo hai fatto, beh, è chiaro che no, personaggio pubblico, la notorietà, cerca lavoro da disturbare. No, la notorietà giornalistica chiaramente ti ha aiutato poi per, sai, no, uno ci è andato
con i fucili già spianati, no? Pronti. Allora, ti dicevo, non so, probabilmente dovrebbe essere legata alla vecchia vicenda del centro città, probabilmente, oppure a questioni che riguardano la ditta, però ormai penso che siano anche scaduti. Qualcuno ha detto che ormai sarebbe ora di abolire il reato di abuso d'ufficio, si leggeva sottivamente anche, no? Invece probabilmente si riferiva all'unica cosa della quale siamo abbastanza certi, di una delibera di giunta, certo, perché è chiaro, dove erano assenti due assessori e ce n'erano altri cinque. No, siccome lì era cumulativa la cosa, però penso che il prolungamento delle indagini scada a febbraio. Stia una mannaia scadendo. Ma che mannaia, cioè no. Beh, vabbè, comunque, tra l'altro era una notizia privata, neanche di rilievo particolare. È la comunicazione che deve essere fatta obbligatoriamente dalla procura, perché tu potresti essere indagato a Stereo in questo momento e non saperlo. Lo vieni a sapere quando ti arriva l'avviso di garanzia. Certo. A quel punto tu ufficialmente vieni a conoscenza che sei indagato e puoi mettere l'avvocato che va in procura e dice: che succede al mio assistito? Ci siamo nella fase precedente, neanche puoi andare su te a chiedere, neanche puoi mandare l'avvocato. La procura è tenuta, proprio perché era scaduto il termine, c'è la proroga, a fartelo sapere, ma è una informazione privata che ti arriva. Senti, l'avviso di garanzia poi è il momento pubblico nel quale c'è, diciamo, l'emissione comunque di un provvedimento. Tu vieni a sapere ufficialmente che sei nel registro degli indagati. Certo. Noi siamo nella fase dell'indagine. E finché non chiude l'indagine, non sai il motivo, né puoi, la vedo tanto, né puoi mandare una memoria, non la vedo neanche giusta. Non puoi mandare l'avvocato, sappiamo che è abuso d'ufficio relativamente ad un atto di giunta, perché sì, siamo in cinque. È come quello che ti farei capitare alle poste la cartolina, ritirare un atto giudiziario, e tu cominci a pensare: mamma mia, che cosa ho fatto, una multa, oppure no? Ma tu vai a ritirarlo, non lo puoi ritirare subito, devi ritirare dopo 3 giorni, e per 3 giorni stai col mago. Ad un sindaco lo stesso, io capisco. Queste cartoline arrivano spesso perché magari ti arrivano per un minore, ti arrivano per una procura, ti arrivano per una citazione, sì, però, contro a parte il comune. Finché la posta non è mai, penso, una no, arriva, no, arriva con se ti arriva un provvedimento per un minore, ti arriva con la cartolina verde. Certo. Un sindaco è abbastanza allenato da questo punto di vista, perché di tanto in tanto una situazione del genere si verifica, però è chiaro, ci vai sempre con un po' di timore per capire: è una multa che non ho pagato perché mi ha beccato l'autovelox da quello qualche parte, meno. Vabbè, a tirare fuori i soldi di il canone della RAI, perché ti arriva, no, a un certo punto un provvedimento, quando ti notifica un qualcosa di giudiziario, certo, l'ufficio delle entrate e così via. Senti, quindi vedremo, certo, piacerebbe, no? Siccome in questi anni, toccando ferro, problemi particolari non ci sono stati da quel punto di vista con la magistratura, sai, il sindaco comunque è un atto di giudizio, di solito colleziona, quindi è legato a una delibera, non è... è legato a una delibera e quindi a una decisione collegiale. Senti, che tra l'altro sono le uniche decisioni che noi prendiamo, perché oggi l'amministrazione, con la riforma Bassanini, è strutturata il consiglio dall'indirizzo politico amministrativo. Strano, però non ci noi siamo mezzo il tecnico che dà il parere, l'esecutivo, né questo, economico né tecnico. Dirigente. Tra l'altro la delibera è vistata con i pareri tecnico, con la firma del segretario comunale, quindi. Senti, veramente a conclusione tu ci devi dire due parole, visto che questa sera ne abbiamo un po', vabbè, poi ci ridaremo di nuovo un appuntamento, perché no? Anche tematico, se vuoi. Anche tematico. Mi dici perché ci sono questi cattivi rapporti all'interno del PD? È colpa tua, è colpa di quelli che ti vogliono male all'interno del PD? È colpa. Perché è successo sto finimondo proprio alla fine di questo tuo mandato? Non è scoppiato prima, non è esploso in maniera evidente? Problemi ce li abbiamo avuti da due anni a questa parte, con il problema delle nomine a Stea. Ecco. Lì c'è stato un momento di contrapposizione. Cioè, facci ricordare. E saltarono i consigli comunali, no? Il periodo di Pasqua.
c'era la questione Pasqua, c'era la questione Giglia. Sì, però era legato non tanto alla Beniamino Giglia, alle nomine, ad alcune situazioni che si verificano, perché non è che faccio la parte noi che stiamo un po' all'esterno dell'educante, nome esterno, e comunque io so che il secondo è stato nominato Astero, il secondo mandato Giacomo Grassi per Astea, sì, lui si è dimesso per Astea Centro Marche Acque, più l'altra Marche. Nomina no, per Astea c'è stata un'altra nomina, lì c'erano altri rappresentanti e c'era anche la rappresentanza dell'UDC ad esempio, no? Con l'ingegner Garofolo, sì. E quindi è stato in qualche modo rotto anche, no? un accordo che c'era. Però al di là della situazione specifica, il secondo mandato io ero consapevole che sarebbe stato più turbolento del primo. Dappertutto avviene così, perché ci si prepara la successione, no? Si sgomita, ci sono situazioni. Ecco, da quel punto di vista noi non abbiamo smentito quello che avviene dappertutto. Il secondo mandato dal punto di vista dei rapporti politici è tribolato. Sono contento di aver smentito l'altra situazione. Il secondo mandato è quello moscio, uno si è un po' assopito, si è adagiato sugli allori, ha rivinto, non può esserci lui un'altra volta e tiri remi in barca. L'impressione è che in questo secondo mandato di cose ne sono state fatte molte di più rispetto al primo. Il primo è stato quasi un allenamento importante in vista poi della performance del secondo mandato. Abbiamo smentito questo cliché, secondo mandato ritengo che sia stato dal punto di vista dell'impegno, delle realizzazioni, delle cose fatte, anche della crescita della città, migliore rispetto al primo, che pure giudico positivo. Mentre sotto il profilo politico invece siamo caduti nella trappola delle problematiche, e io continuo a ritenere che ci sia stata una buona dose di fuoco amico, che i sindaci del PD si prendono un po' da tutte le parti, È un male proprio del, non so se è una maledizione della sinistra, quella, no, un po' dell'autodistruzione, della detta faziana la sinistra, no? Beh, che la sinistra non che ci abbia anche questo, però abbiamo visto che anche i governi democristiani che poi superavano con la formazione dei correnti, che poi si ritrovavano magari sì a guerra civile per fare le candidature, ma poi si presentava sempre compatta la DC e vinceva le elezioni. Però la questione è questa: tu fai risalire tutto alla Stea, però non dimentichiamoci, lì saltarono i consigli comunali, saltarono, sì, però nel 2014 tu sono confermasti all'assessorato alla cultura Marinelli, pur essendo uno dei più votati, hai preferito un'altra collega che ti affiancasse in questo lavoro, e poi hai tolto la delega a Biagiola. Biagiola ancora continua a dire ma perché, ancora me lo deve spiegare. No, tutto questo pesa. Nel 2009, al primo mandato, un sindaco fa anche delle scelte, guardando i numeri sicuramente, guardando anche il contesto, perché gli assessori designati nel 2009 erano i due più votati, erano Galassi e Mirko Scorcelli. Mirko Scorcelli rinunciò al ruolo di assessore per dare spazio ad un giovane, Andrea Marinelli. Il sindaco scelse un proprio assessore fuori dagli schemi dei partiti e la scelta andò su Alessandro Biagiola. Questo nel 2009. Nel 2014 ci sono state fatte delle scelte che sono venute fuori in base alla situazione, in base alle competenze, in base alle necessità. La più votata, se non vado errato, fu Antonella Mariani, e Antonella Mariani ha portato avanti con grande passione una competenza, pur non ricoprendo il ruolo di assessore. Mirko Scorcelli di fatto da delegato fa l'assessore da 10 anni senza nulla pretendere, andandoci di rimessa, perché lo fa da volontario puro, non c'ha neanche il rimborso spese. Sono scelte che sono state fatte all'epoca. Negli ultimi 2 anni problemi ce li abbiamo avuti, no? Se siamo arrivati vicini al raccogliere le firme, come ha raccontato sulla stampa il consigliere Bertini,
per la mozione di sfiducia con alcuni del PD che erano pronti a firmarla, evidentemente pensavano, no, che questa amministrazione non andasse più bene, non so per quale motivo, perché poi continuano ad essere messi comunicati nei quali si dice che è stato fatto bene, grande amministrazione, cioè in consiglio comunale a volte diventi rosso e sei imbarazzato, no, ad ascoltare qualche consigliere che tre giorni prima ha chiesto il rinvio del bilancio e poi dice Fiordomo, no, togliamo San Vito dal carro e mettiamoci Fiordomo perché è stato il più bravo. Hai sentito anche te questi interventi quasi imbarazzanti, troppo. Gli dicevo, fermati. Da promotore della lettera in cui bloccava il bilancio è diventato, diciamo così, l'oratore in consiglio comunale che ha più elogiato l'attività di questo decennale. Quindi, va bene, a parte questo, però tutto questo che caduta avrà per le prossime elezioni, veramente, perché intanto il PD e mi sembra tu viaggiate su due binari diversi. Cioè, vuoi proprio chiudere? Abbiamo parlato di tante belle cose. Vabbè, allora la rinviamo fra 20 che giorni, si sviluppa, la bellezza, gli investimenti da fare. Io auguro alla città di Recanati di trovare persone appassionate che abbiano tante idee, che abbiano tanta energia, che abbiano tanta voglia di fare e che questi tre criteri, ecco, il sindaco Fiordomo cosa augurerebbe alla prossima amministrazione, al prossimo sindaco, ai prossimi assessori, ai prossimi consiglieri comunali, di avere questi tre pilastri. Ne parlavo prima, l'onestà e la trasparenza, primo elemento, il criterio di coinvolgere in maniera vera, quindi di non andare avanti con quelli che ti strattonano e ti dicono oh, ma io ti ho votato, io porto 50 voti di là, io ho tre famiglie e te strattonano. Io a questi gli ho detto datevi una regolata, fermatevi. A un certo punto ho detto ragazzi, la nostra strada si interrompe perché io voglio rinnovare, io voglio andare fino in fondo. Ecco, questa è stata la mia pecca, quella di essere andato fino in fondo su questi criteri, sulla rotazione, sul criterio del dare opportunità anche ad altri e di allargare, basta con i vincoli che non hanno alcuna ragione di esistere. Gli stessi che dicono che adesso faccio il lupo solitario erano quelli che appena diventato sindaco nel 2009 mi hanno detto ma cosa sei messo a fare, vai a parlare con gli imprenditori, quelli sono tutti fascisti. Guarda, scusa, non mi pare, dico, al di là di come la pensano politicamente, un sindaco della città la prima cosa che fa va a parlare con quelli che danno lavoro e con loro instaura un rapporto positivo e con loro cerca di ragionare sullo sviluppo della città. Col presidente dell'associazione culturale o dell'associazione sociale o sportiva ci vado a parlare, ci devo ragionare indipendentemente se stavo in lista con quell'altro. Anzi, io penso che un sindaco abbia il dovere e anche l'interesse di andare per prima cosa a sfrugugliare quello che gli stava contro, per capire le sue ragioni, per capire se era un'opposizione pregiudiziale oppure se magari non ti conosceva, aveva dei dubbi, perché poi ragionando sulle cose, sperimentandosi a vicenda, poi si trovano dei punti di unione e una sintesi che serve per la città. Francesco, io ti ringrazio. Grazie di essere stato qui con noi per vediamo un po', un'ora quasi e 45. Allora, la prossima volta facciamo un'ora e 45 incontri di filo diretto. Sì, però ricordati che l'ultima volta che mi hai invitato avevamo le maniche corte, adesso abbiamo le sciarpe, ma non le vedi con me in inverno. Ci vediamo prossimamente. Vorrei parlare per esempio della straordinaria opportunità che abbiamo col bicentenario dell'infinito, con tutto quello che avverrà nei prossimi mesi di bello nella nostra città e poi di altre cose, perché comunque va bene, questo un lo po' facciamo. Di peperoncino ce lo mette a stereo. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo.